Allora, innanzitutto, benvenuti a tutti voi. Oggi siamo a presentare i risultati dell'azione 3.1 del FESR 2021-2027 relativo a filiere ed ecosistemi, risultati del bando. E, poi entriamo nei particolari. Intanto, mi piace sottolineare come siete presenti in diversi protagonisti di questo e beneficiari di questo bando, che è abbastanza particolare nel senso che appunto era un bando di filiera, ecosistemi e filiera, quindi in un certo senso ha, lo dico virgolettato ovviamente, costretto nel senso positivo del termine, a creare appunto una filiera e quindi una rete tra imprese. E quando ciò accade è sempre molto più positivo perché ovviamente c'è una ottimizzazione delle energie profuse in tutti i sensi, perché si crea comunque una rete di relazioni, si creano delle filiere orizzontali o verticali a seconda ovviamente del tipo di intervento e anche aumenta il grado di capacità di competitività generale di tutte le aziende. Questo era un po' il nostro obiettivo ed è un po' l'obiettivo che noi stiamo cercando di fissare proprio come politiche industriali regionali, cioè cercare di intervenire sempre di più con bandi che spingano a una crescita qualitativa proprio delle aziende. Spesso, anche in questo caso, abbiamo visto, si punta in parte su dei processi innovativi ed è fondamentale, aggregativi in questo caso. Quindi, ecco, diciamo che c'è molta soddisfazione da parte di questo assessorato per i risultati, appunto, intanto raggiunti con questo bando. Questa buona risposta ci fa anche prefigurare la possibilità di continuare lungo questo percorso, che tra l'altro ha avuto anche diciamo, le aziende coinvolte sono perfettamente distribuite su tutto il territorio regionale. Quindi anche questa è un'ottima, così, un ottimo risultato che ci fa piacere condividere. Ora, l'intervento del bando era di 2.600.000 euro, che ha generato investimenti per 5 milioni e 2, ovvero il doppio, finanziato al 50%, e le aziende coinvolte sono 54 in totale per 11 progetti di rete finanziati. Ora ne abbiamo diversi con appunto, caratteristiche e progetti veramente i più vari. Io mi fa molto piacere, ringrazio Bertini, il dirigente, anche per diciamo, questa tipologia di conferenza stampa, dove saranno anche chi vorrà, ovviamente nessuno obbligato, però ci farebbe molto piacere anche degli interventi un po' per spiegare, entrare, perché poi alla fine anche ci sono c'è la stampa, i giornalisti sono abituati ai nostri interventi e dichiarazioni da politici, amministratori, spesso voglio dire così generali, però è sempre bene ed è fondamentale. È saltata la linea? Fiegato, io non ho toccato niente. Sentivo politici, li ha preso. Ecco, ok. Allora, dicevo, è bene sentire le aziende che possono testimoniare direttamente che tipo di progettualità hanno così proposto e finanziato. Bene, Silvano, come procediamo? Vuoi fare una carrellata veloce, entrare magari più nello specifico e poi veramente mi farebbe piacere che qualcuno di voi intervenisse. Sì, penso che siano progetti importanti, senz'altro, come diceva l'assessore, perché si mettono insieme delle forze, si superano delle
difficoltà che le piccole imprese possono avere nello sviluppare alcune tipologie di investimenti, perché a volte possono essere troppo costosi, e quindi si raggiunge insieme, diciamo, un risultato di maggiore competitività. Come si diceva, risorse a disposizione ne avremo ancora, e quindi questa esperienza sarà replicata a partire, diciamo, dal prossimo autunno. Io direi che la cosa più interessante, come diceva l'assessore, è sentire brevemente, diciamo, una brevissima descrizione, perché non è che vogliamo portarla troppo per le lunghe, una vostra autodescrizione del progetto, dei soggetti, del contributo che ciascun soggetto, diciamo, dà alle diverse reti. Io volevo, scusami Silvano, ma volevo aggiungere una cosa importante, perché come, diciamo, quadro generale anche, cioè noi siamo di fronte a tantissimi bandi, cioè mi sto accorgendo che qui ogni giorno o presentiamo i risultati o presentiamo nuovi bandi, nuove opportunità. Ora, mai come adesso stiamo vivendo una congiuntura positiva per il nostro territorio in maniera molto ampia di risorse che sono messe a disposizione. Io vengo da un'altra conferenza stampa dove ho presentato al Comune di Ancona un progetto insieme ai comuni sul digitale, bandi importanti anche per sostenere la digitalizzazione fondamentale sia per i comuni, per i singoli cittadini che per le imprese. Abbiamo calcolato che solamente qui come regione tra PNRR, PORF, ESRA, FSE, FEAMP, PSR, che sono tutti acronimi particolari, staremo in oltre 2 miliardi di euro di bandi da qui a un paio di anni. Allora immaginate, voglio dire, che tipo di intensità e di possibilità di incidere proprio in maniera fortemente penetrante su tutto il tessuto produttivo e sulla nostra regione Marche. Allora, veramente io quello che dico sempre, dobbiamo condividere questo momento tutti con grande responsabilità, cioè in primis ovviamente gli amministratori, noi che abbiamo la responsabilità più grande perché diamo gli indirizzi e dobbiamo, diciamo, avere la visione e individuare la strada, i funzionari che le devono applicare in maniera corretta il più possibile, però anche gli imprenditori, le imprese, i cittadini, perché la qualità dei progetti, la fattibilità dei progetti, la durabilità dei progetti è qualcosa che assicura ed è anche una, diciamo, è un qualcosa che si fa non solo per se stessi, ma proprio per tutto il territorio. Cioè noi dobbiamo entrare proprio in questa ottica, che anche un'azione singola di un'azienda, di un cittadino, rientra invece, se fatta in una certa maniera, rientra in un quadro che potrebbe veramente essere di grandissima positività per tutto il territorio. E poi alla fine, diciamo, in prospettiva alla lunga veramente ci si guadagna, cioè c'è un ritorno che è complessivamente per tutti. Allora, presentare progetti realmente, come è stato fatto in questo caso, che abbiano una reale fattibilità, una reale efficacia, una prospettiva, una qualità anche importante, è un bene che si applica veramente a tutto il territorio, non solo all'azienda. Quindi dico, le responsabilità sono veramente condivise, di più noi, ripeto, non è uno scaricare responsabilità, però cerchiamo di entrare nell'ottica che quello che stiamo creando adesso, con gli strumenti che abbiamo, sarà la Regione Marche, sarà la nostra terra per i prossimi 20-30 anni, cioè la stiamo costruendo adesso, e quindi questo sappiamo, cioè siamo proprio consapevoli, da qui a tutti i tantissimi bandi, opportunità che si creeranno veramente mensilmente, perché tra i vari argomenti qui 7, 8, 9 bandi al mese usciranno, quindi sarà importante capirli, intercettarli e fare progetti veramente validi. Ecco, scusate, però questo lo volevo dire perché questa è l'occasione, una delle occasioni adatte secondo me. Allora, c'è qualcuno? Ho dimenticato di ringraziare la SVEM che è qui presente con Alessandro. Cioè Sandro Cacchiarelli nel il direttore. Ci sono due reti, spero non troppo in concorrenza, sulla nautica, quindi vogliamo cominciare dalla nautica. Maurizio.
Vieni qua. Buongiorno molto a tutti. Veloci, eh? Sì, sì, velocissimo. Io sono Maurizio Minossi, sono l'amministratore delegato dell'azienda VideoWorks S.p.A. e poi sono anche il presidente dell'associazione Marche Yachting and Cruising, che è un'associazione di 26 aziende e più l'Università Politecnica delle Marche che fanno specializzate, che rappresentano la filiera degli yachtistica nelle Marche, che è una, diciamo, delle industrie più, secondo me, più importanti in questo momento. C'è anche un cluster che abbiamo, no? Sulla nautica, sì, sulla l'associazione. E tant'è che adesso abbiamo commissionato alla Politecnica delle Marche, al Dipartimento del Professor Iacobucci, un'indagine macroeconomica proprio su, per capire le dimensioni, quali sono i flussi, diciamo, per misurare questo aggregato economico. In questo progetto, per cui ringraziamo la Regione Marche, l'assessore e il dirigente, avremo per la prima volta la possibilità con 7 aziende, quindi un sottinsieme dell'associazione, di creare quello che noi abbiamo chiamato un centro di co-design e co-engineering virtuale. Quindi abbiamo un grande cantiere navale che è Wider, con sede a Fano, abbiamo 2 grossi studi di architettura, Studio Massari di Fano e FM di Ancona, abbiamo 2 contractor che fanno chiavi in mano nell'interior, quindi sono Mino Decor di Iesi e il Cantori di Camerano, un'azienda di componentistica meccanica ad alto valore aggiunto KMS e poi la nostra azienda che facciamo sistemi Hi-Fi e domotica sugli yacht. Quindi in questo progetto l'idea è di lavorare insieme, non è facilissimo perché siamo tutte aziende che lavorano normalmente indipendentemente sui propri progetti, per fare insieme dei nuovi prodotti in alcune aree nuove, particolari, innovative dello yacht, in cui ognuno dia il suo contributo e questo poi format innovativo possa essere dalle varie aziende rivenduto nei propri contatti a livello internazionale. Sono tutte aziende che lavorano sia chiaramente sul territorio per i cantieri locali, ma anche la catena di fornitura lavora in tutto il mondo, dall'Olanda alla Turchia alla Germania, che sono i paesi dove oltre all'Italia si creano e si costruiscono queste navi di super, di extra lusso. Grazie. Altra rete nautica, chi la rappresenta? Allora, ho l'asilo di slide, ho preparato delle slide brevissime. Intanto sono Marta Rossini, legale rappresentante di Hub 77, capofila del progetto greenhub.com. Ne approfitto per ringraziare l'assessore Antonini e il dirigente, anzitutto per questo invito alla conferenza stampa e poi per l'opportunità, insomma, che ci avete dato finanziando questi progetti. Allora, il progetto è greenhub.com e parte da un principio, cioè dall'importanza dell'investire in sostenibilità. Negli ultimi anni l'Unione Europea ha innescato un processo di transizione verde per un valore di 800 milioni di euro tra il 2021 e il 2027, che sta orientando i mercati e soprattutto il mondo della finanza, sia pubblica che privata. Quindi investire in sostenibilità è diventato imprescindibile per le aziende per restare al passo con i tempi. E dal 2023, tra l'altro, è obbligatorio per le grandi aziende quotate e non investire, effettuare delle dichiarazioni di sostenibilità, le cosiddette dichiarazioni ESG. Dal 2026 sarà obbligatorio per tutta la filiera e da qui nasce il progetto. Investire è importante, non solo, è importante anche misurare l'investimento, perché i mercati finanziari hanno necessità di dichiarazioni certe, affidabili e certificabili, quindi diventa importante anche saper misurare la bontà, la sostenibilità dei propri investimenti. Da un recente studio di Cerved, il 74% delle imprese italiane, piccole e grandi, non ha ancora investito nella transizione verde e tra queste vi è una filiera specifica che è quella della nautica, che è tra quelle più a rischio se non orienta poi investimenti secondo principi di sostenibilità. Greenhub.com, il progetto, andrà a promuovere degli investimenti e delle dichiarazioni certificate di sostenibilità per la filiera del composito della nautica in particolare. 2 gli obiettivi: in primis l'adozione di una piattaforma digitale per le dichiarazioni di sostenibilità, soprattutto rivolta alle piccole imprese per misurare in modo affidabile e certificabile quello che è l'investimento green, e l'introduzione di processi produttivi sostenibili, digitali e misurabili nella filiera individuata attraverso l'acquisto di macchinari e investimenti energeticamente sostenibili a basso impatto ambientale. 2 parole su chi siamo: il progetto vede diciamo, la rete di 6 partner, una media impresa, 2 piccole e 3 micro imprese, un budget di 386.000 euro circa,
la creazione di una piattaforma informatica condivisa che sarà un po' il cuore del progetto, e nella programmazione 21-27 ci siamo diciamo, identificati nella, nel sistema casa, arredo e ambienti di vita, e quindi nei sistemi energetici efficienti e sostenibili. Chiaro è che è un progetto trasversale, quindi può essere applicato anche a tutte le altre filiere. I partner Hub 77 e l'Etica, insieme andremo proprio a sviluppare la piattaforma, andando poi a creare una sorta di una personalizzazione sul cliente e fornendo anche un servizio di assistenza post vendita, e alcuni leader del settore, Italia Yacht, Corset, Gruppo Compositi, Green and Services, che saranno gli utilizzatori della piattaforma e quindi andranno a testare quello che noi andremo a sviluppare. I risultati attesi in questi, diciamo, due anni, i primi due anni di progetto, sicuramente un miglioramento dei processi produttivi, perché le aziende andranno ad investire in ottica green, quindi in ottica di economia circolare, e un allineamento verso il 2026 a quello che sarà l'obbligo di fornire dati di sostenibilità certificabili, i cosiddetti ESG. E ho terminato, sono stata breve, grazie e buon lavoro a tutti. Grazie e complimenti. Bene. Grazie. Sembrano due reti complementari, quindi che non si sovrappongono, quindi potete collaborare ulteriormente. Sì, facciamo una rete più grande. La rete delle reti. A proposito di mare, di cosa, una rete più ampia. Dicevi Paolo? Ci sono altri interventi. La Metagram non c'è, mi pare, l'altra rete sulla meccanica. È interessante perché mette insieme delle aziende del settore stampaggi plastica per il risparmio energetico. Ci sono molte reti sul settore arredo casa, diciamo. Una è la Green Hub Com, no scusi, è la Metai. Presente? Con l'insert? No scusi, questo non è, è sugli occhiali immersivi, è una cosa un po' più innovativa. Chi è che la rappresenta? Mi sembrava che fosse presente qualcuno. No. Inno Living? Prego. Buongiorno a tutti, sono Danilo Falappa, fondatore e direttore generale di Inno Living. Noi abbiamo fatto una rete per un'innovazione in campo oleario, e una sorta di reshoring, perché in realtà noi lavoravamo da 4 anni a queste innovazioni nel nostro stabilimento in Cina, però trasferire olive da qui alla Cina nel periodo talmente breve che le olive sono disponibili era praticamente impossibile, quindi da 3-4 anni che a furia dei successi rivivevamo l'ottimizzazione del progetto. Insieme alla Ricci e la MGM, invece le aziende qui della regione esperte in questo, e con l'aiuto dell'università abbiamo fatto questa rete che è stata finanziata per poco meno di 300.000 euro, che porterà appunto alla realizzazione di questo brevetto che abbiamo noi messo sul tavolo, e che credo che grazie a questo finanziamento e al fatto che viene fatto qui in Italia avrà sicuramente l'opportunità di essere realizzato. Grazie. 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 Comfort Home. Buongiorno. Salve, buongiorno, sono Simone Sonaglia, responsabile tecnico di ricerca e sviluppo di Diasen, capofila del progetto Comfort Home. E innanzitutto ringrazio, ecco, la regione per questa bellissima opportunità che ci ha dato, di cui noi siamo stati capofila di questo progetto. Comfort Home racchiude l'idea di mettere al centro la persona all'interno di entrambi, no, i termini del progetto, quindi comfort e home, quindi spazio abitativo, dove noi insieme alla filiera abbiamo cercato di valutare e vagliare tutti gli aspetti del comfort, quindi alla parte del risparmio energetico, cosa che veniva appunto prima detta, e anche dalla parte dell'ecologia, quindi la sostenibilità, della parte del comfort acustico, visto la presenza di uno dei partner della nostra filiera, e tutto questo è stato unito e studiato per vedere tutti i vari parametri e per cercare di capire come la parte di comfort può anche essere sostenibile e ecologica, tant'è vero che nel bando veniva detto che sarebbe stato, ecco, pubblicato un libro a fine 2022, l'abbiamo pubblicato, questo libro racchiude un pochino tutti gli studi fatti, tutti i calcoli fatti, tutto quello che si può definire come appunto
comfort e quanto questo porta a risparmio energetico, quindi in termini di sostenibilità economica di un edificio stesso. Questo è un po' il... Grazie. Pierucci, dov'è? Eccolo qua. Duema. Buongiorno a tutti, sono Mirko Pierucci, presidente di Fluima Group. Intanto ringrazio l'assessore per l'invito e i funzionari Bertini, Moscatelli, che saluto e ringrazio per questa opportunità e per il finanziamento che abbiamo ricevuto. Il nostro progetto si intitola Potenziamento, lo leggo perché è un po' lungo, Potenziamento della rete di impresa per nuove sfide globali, ripartendo dalle origini dell'energia. Noi siamo partiti da un problema che c'è, che è innegabile, che le nostre aziende stanno soffrendo, i nostri fornitori chiudono in questo momento. Noi abbiamo fondato questa rete di impresa nel 2021 per efficientare, era una comunità energetica, per efficientare i costi. E ci siamo ritrovati in questo bando e ci siamo chiesti come possiamo aggregare le nostre imprese per rafforzare. Noi andiamo in tutto il mondo, noi produciamo arredi, porte, pannelli acustici, lavoriamo soprattutto con progetti internazionali dagli Stati Uniti, l'Europa e anche in mercati nuovi, emergenti, Africa e Sud America. E al nostro interno ci sono anche delle start-up innovative che hanno dei brevetti, hanno potenziato dei prodotti. E ci siamo chiesti come possiamo potenziare questa rete per salvaguardare anche i nostri fornitori, quindi condividere i costi, cercare il personale che in questo momento scarseggia. Noi abbiamo un grossissimo problema nell'entroterra di personale qualificato. Quindi l'obiettivo di questo progetto è quello di appunto aggregare i fornitori, condividere i costi, innovare, soprattutto nel campo dell'arredo possiamo fare tantissima innovazione. Noi vediamo il nostro settore ad un altro potenziale di innovazione, dove gli altri, io dico sempre, dove gli altri vedono porte, noi vediamo quadri, perché c'è una voglia di taglio nel mondo incredibile. Noi abbiamo, l'ultimo show del mobile ha presentato le porte con le lampade, abbiamo trasformato una porta in una lampada. Quindi c'è tanta voglia di taglio nel mondo, c'è tanta voglia di marche nel mondo che nessuno conosce, che noi dobbiamo promuovere come marchigiani. Soprattutto la nostra regione ha un potenziale incredibile, e quello che diceva lei, assessore, io la ringrazio per le parole che ha detto. Arriva dei bandi, noi ci siamo, lo sapete, come Fluemo facciamo tantissimi bandi, abbiamo anche costituito un team al nostro interno proprio dedicato a questo, perché vogliamo aiutare la nostra regione. Mio nonno ha fondato l'azienda nel 1900, la prima azienda del 1932, e mio nonno non c'è più, è scomparso. Noi siamo a Sasso Corvara, quasi al confine con la Toscana. E quindi io voglio continuare a investire dove nonno ha fondato l'azienda e farla crescere lì, in questa regione che per me ha un potenziale strategico, appunto, non voglio ripetermi, importante. E dicevo ieri anche a Bertini, noi come Regione Marche non siamo considerati né nord e né sud, non abbiamo le agevolazioni del sud e non abbiamo le infrastrutture del nord, però ci dobbiamo dare da fare perché appunto siamo una regione manifatturiera. Quindi questo progetto mette al centro la manifattura, perché fashion, food and furniture sono i tre settori strategici su cui le politiche nazionali ed europee e regionali quindi si devono concentrare. Sono i tre settori manifatturieri in cui c'è più voglia di Italia nel mondo. E noi ci siamo con l'interior design. E quindi vi ringrazio ancora per questa opportunità. E appunto il progetto nostro è più che altro una condivisione, un rafforzamento della filiera per evitare che appunto queste piccole aziende, queste competenze si possano trasferire e si possano conservare, non perdere, affinché queste aziende non chiudano, i nostri fornitori non chiudano e si possa integrare in modo da poter prosperare nei prossimi anni. Grazie e buon lavoro. Grazie.
Mi sembra che passiamo al settore moda, mi pare che non c'è altro. Ci abbiamo il progetto NOS. Prego, chi è che parla? Buongiorno a tutti, intanto anche io mi associo ai ringraziamenti a tutti quanti voi, alla Regione Marche per questa opportunità. Io sono Elisabetta Pieragostini, amministratore delegato dell'azienda Dami SRL e noi operiamo nel comparto calzaturiero, un comparto che attualmente sta vivendo un periodo molto difficile, quindi diciamo che l'idea della rete nasce prima dell'opportunità che abbiamo trovato dalla Regione Marche e che ringraziamo perché sicuramente ci dà maggiore stimolo a fare sempre meglio. I nostri partner sono Top Model e Solificio del Papa, quindi siamo nel distretto Fermano-Maceratese. Sono anche presidente Confindustria Fermo Accessoristi e quindi cercheremo di allargare questa nostra rete anche ad altri partner. L'idea è stata proprio quella di metterci insieme per innovarci e per dare maggior servizio ai nostri clienti e realizzare prodotti innovativi, customizzati, tecnologici, sempre più all'avanguardia, perché oggi il mercato comunque ci richiede di essere sempre sul pezzo. I nostri clienti, che sono un mercato lusso, quello che serviamo maggiormente, ci chiede veramente tanto. Quindi questa opportunità consiste nel poter insieme distribuire e essere sostenibili anche da un punto di vista economico e non solo di prodotto, perché insieme l'unione fa la forza. Il nostro distretto ha fatto sempre un po' fatica, parlo per il settore moda, calzaturiero, a unirsi. Siamo contenti di essere riusciti a fare questa rete. Speriamo di essere insomma più numerosi. Noi siamo aperti anche a far entrare altre aziende del nostro comparto proprio per poter essere sempre più competitivi in un settore che sta veramente facendo molta difficoltà, non solo dal punto di vista di manodopera, come diceva prima chi mi ha preceduto, ma proprio sotto tanti punti di vista. Quindi ringraziamo ancora e speriamo che avremo altre opportunità di far crescere questa nostra rete. Grazie. Grazie. Tende in legno c'è? Trilini? No. Trilini sa che era collegato. No. Però era collegato. Cioè, allora la Jeff, passiamo alla Jeff, che è presente. Spiega un attimo, tutti qualcosa, certo, sì. Jeff, settore informatico. Buongiorno a tutti, non sono Jeff, sono Michele di Ubisiv, okay. Insieme a Jeff. Noi abbiamo identificato una problematica. La problematica era quella che come azienda di soluzione software facciamo fatica a entrare dentro clienti strutturati, grandi clienti, in quanto all'interno di un cliente si trovano diversi fornitori di soluzioni software. A questo punto noi abbiamo deciso di creare questa filiera per presentarci insieme e fornire una serie di soluzioni digitali strutturate per andare a coprire più esigenze del cliente e presentarci con un unico cappello commerciale sostanzialmente. Operativamente il progetto tratta di fornire due tipologie di servizi, uno per il consumatore e uno per il cliente business. All'atto pratico stiamo parlando di una piattaforma B2B, dobbiamo sviluppare una piattaforma B2B per vendere, per permettere al nostro cliente business di proporre i suoi prodotti al cliente business, al cliente consumatore permettere la visualizzazione del proprio prodotto tramite strumenti di configuratori 3D dei prodotti web, quindi vado sul sito, prendo il modello 3D, lo personalizzo, lo vedo a casa mia tramite la realtà aumentata. E infine aggiungere anche uno strumento aggiuntivo per la forza commerciale del nostro cliente business per andare a prendere gli ordini, sostanzialmente un applicativo per la presa ordini della forza della flotta commerciale dei nostri clienti. Questo è stato possibile grazie a questi progetti, abbiamo messo da parte i nostri concetti di concorrenza, abbiamo deciso di fare cappello unico per creare questa immagine commerciale unica e proporci così ai nostri clienti. Grazie. Grazie. C'era una rete che mi interessava particolarmente, rivolta alla produzione di occhiali immersivi, ma penso che non sia presente. C'è qualcuno che
non abbiamo chiamato perché non ho visto, c'è qualche altra, qualcuno che vuole intervenire ancora? Mi pare che gli... Prego. Ah, non vuoi dire. Era un trasferimento. Era solo un cambio di posto. Va bene. Allora, se ci sono interventi, domande... Prego. Come no, magari. Prego. Il microfono è lì. Magari se ti presenti così... Beh. Sì, buongiorno a tutti, io sono Chiara Mansante di App77, noi abbiamo supportato nella scrittura del progetto. Il progetto di cui parliamo si chiama MetaAI, che coinvolge 4 aziende che lavorano su settori diversi. Da una parte abbiamo la Linsep, che farà da capofila del progetto, che è un laboratorio di ricerca che fa test appunto meccanici e fisici su diverse attività. Poi abbiamo 3 aziende che sono la New Wave, l'In3D Lab e Stampa3D, che lavoreranno insieme appunto per questo progetto, dove di base realizzeranno un occhiale che appunto servirà per fare da visore, quindi tramite realtà aumentata, per supportare l'operatore che non è in loco ma si trova da un'altra parte nella gestione e risoluzione di vari problemi. L'idea appunto nasce dal mettere insieme aziende che lavorano su sicuramente settori diversi, quale dalla stampa 3D appunto magari il testing sugli occhiali, per appunto creare qualcosa di nuovo. Quindi abbiamo messo insieme 4 aziende appunto che lavorano su questi settori diversi, ma che sono tra di loro complementari. Ecco, tutto qua. Grazie. E fare un prodotto innovativo. Sì. Bene. Possiamo concludere. Sì, allora, se non ci sono domande possiamo concludere. Mi sembra tutte cose molto, molto interessanti. Da sottolineare l'aspetto della sostenibilità, che ormai mi sembra abbastanza assodato. Sostenibilità legata all'ambiente, legata quindi anche ai risparmi, a cercare di rendere tutto più ottimizzato e anche, diciamo, economia circolare. Sono temi che ormai l'Europa e il mercato richiede alle aziende in maniera abbastanza chiara. Quindi mi sembra che, devo dire, che le aziende che partecipano a questi bandi sono perfettamente in linea con quelle che sono le attuali richieste del mercato, no? Rispetto appunto alle varie transizioni, sostenibilità, innovazione. Quindi bene, io vi ringrazio, anche perché mi sembra che questo modo l'avevamo già utilizzata, questa metodologia, in una precedente presentazione dei risultati di bandi, cioè ovvero dove le aziende che vogliono, ovviamente nessuno è obbligato, illustrare i progetti finanziati, sia molto importante anche perché bisogna anche fare uno scambio di informazioni, uno scambio di competenze. L'altro aspetto che non abbiamo sottolineato, che io voglio sottolineare, è fondamentale anche veramente preservare e valorizzare le competenze, perché tutto quello che, mi rivolgo ai giornalisti in modo particolare, avete sentito non è frutto, diciamo così, di casuali intuizioni, ma è frutto di importanti competenze che nel territorio, nel tempo, si sono stratificate e sviluppate. Quindi alla fine è sempre, diciamo, il valore umano quello che prevale su tutto il resto, anche come capacità proprio di creare progetti e avere visioni, diciamo, che possano far durare anche le aziende in prospettiva. Quindi veramente grazie per questa condivisione di questa mattinata. Grazie e buona giornata a tutti.